Jessica, Pam e Serge sono in una riunione d'affari. Dai un'occhiata più da vicino alle loro mani. Riesci a indovinare chi è milionario? Serge indossa un orologio di Versace, ma è un falso perché la parola Versace è scritta con una S in più. Pam indossa molti gioielli, ma se dai un'occhiata più da vicino vedrai dei graffi. Non sono fatti d'oro. E Jessica indossa solo un braccialetto originale di Tiffany. Sicuramente è lei la milionaria. Rick ha trovato un anello con un diamante sul pavimento di una boutique di lusso. Tre donne lo reclamano. Daisy ha mostrato i suoi orecchini di diamanti e ha detto che l'anello fa parte di un set. Glenda dice che è il suo anello di fidanzamento. Jill dice che l'anello apparteneva alla nonna. Aiuta Rick a scoprire chi sta mentendo. Gli orecchini di Daisy sono fatti di oro rosa, mentre l'anello è di oro bianco. Non sono un unico set. Glenda ha già un anello di fidanzamento al dito, quindi Rick dovrebbe restituire l'anello alla sua vera proprietaria, Jill. Kim è la manager in un ristorante di lusso. Dopo essere tornata da una pausa, ha visto che un cameriere di nome Tom e una cliente di nome Nancy stavano litigando. Nancy dice di aver ordinato un pranzo a portate, ma Tom dice che ha ordinato solo un croissant. Kim sapeva esattamente chi stava mentendo. Come? Dai un'occhiata all'annuncio. Il pranzo a portate viene servito tra le 13 e le 16 e l'orologio sul muro mostra le 18. Nancy non avrebbe potuto ordinare il pranzo perché è troppo tardi. Guarda l'immagine e trova il pezzo mancante. Questo cubo a destra ci sta perfettamente, bisogna solo ruotarlo. La guardia della stazione degli autobus, Steven, ha ricevuto una telefonata anonima. Un ragazzo ricco ha deciso di fare uno scherzo ai suoi amici, diretti a una località di montagna. Ha assunto un attore per dirottare l'autobus e portarli a una festa in spiaggia. Subito dopo è corso al parcheggio e ha visto 5 persone vicino all'autobus che sembravano dirette in montagna. Aiuta Steven a capire chi è l'attore. Guarda il ragazzo a destra, non è vestito per andare sulla neve, indossa degli abiti estivi. Freddy è stato assunto per decorare una boutique di lusso. Stava scattando delle foto quando ha sentito delle urla. Freddy ha visto due donne litigare per una borsa costosa. Entrambe, Rose e Lily, hanno detto che avevano lasciato la borsa alla cassa e che l'avrebbero pagata più tardi. Ma Freddy sapeva che una stava mentendo. Come? Dai un'occhiata all'immagine. Il braccio destro di Lily è ingessato e la borsa è proprio sul lato del braccio rotto. Se fosse stata la sua borsa, probabilmente l'avrebbe messa sul lato del braccio sano. Quindi la borsa appartiene a Rose. Osserva attentamente l'immagine e scegli quella identica a quella a destra. Ben fatto! L'immagine 4 è identica, ma è ruotata di 180 gradi. Un detective ha ricevuto una telefonata dalla villa di un famoso miliardario, il signor Green. È scomparso dopo essere uscito di casa per giocare a golf con il suo allenatore. Il detective ha interrogato tutti i testimoni. La cameriera ha detto che il signor Green aveva fatto colazione e se n'era andato alle 10 del mattino. La ragazza del signor Green ha detto che lei era andata a un servizio fotografico la mattina presto, prima che lui si svegliasse. L'allenatore di golf ha detto che aveva passato tutto il giorno a casa. Il detective si è accorto che un testimone stava mentendo. Chi? L'allenatore ha mentito. Doveva stare sul campo di golf con il signor Green. Anna ha fatto visita alla nonna in campagna. La nonna ha deciso di cucinare una cena speciale e ha mandato Anna nella foresta a raccogliere dei funghi. La nonna ha dato ad Anna una foto dei funghi che doveva raccogliere.
Era molto importante perché la foresta era piena di funghi velenosi. Aiuta Anna a scegliere quelli giusti. Ben fatto, i funghi numero 3 sono commestibili. George e Henry hanno incontrato una splendida cantante, Tara. Entrambi si sono innamorati subito di lei e l'hanno invitata su uno yacht. Quando tutti e tre sono arrivati al molo, entrambi i ragazzi hanno sostenuto di essere milionari e proprietari dello yacht. Aiuta Tara a scoprire chi è il bugiardo. Guarda bene lo yacht. C'è una giacca che si abbina perfettamente ai pantaloni di Henry. E l'orologio di George è rotto, infatti indica le 8 del mattino, sebbene sia sera. È improbabile che un milionario indossi un orologio rotto. Mike e Wendy aspettano la nascita del loro figlio per la settimana successiva. Mike stava dipingendo i muri quando è accidentalmente caduto ed è svenuto. Si è risvegliato in ospedale senza ricordare nulla. Tre donne erano in piedi accanto al suo letto. Ciascuna sosteneva di essere sua moglie. Aiuta Mike a capire chi è la moglie. Il pancione della prima donna è troppo piccolo per una donna che deve partorire tra una settimana. La seconda donna indossa i tacchi alti e le sue scarpe sono allacciate. I sandali della terza donna sono slacciati, non è riuscita ad allacciarli da sola a causa del pancione. Guarda attentamente l'immagine, trova il gatto diverso. Esatto, la zampa del secondo gattino è diversa da tutte le altre. Tina aveva 5 sorelle. Una volta si è svegliata nel cuore della notte perché ha sentito qualcuno sbattere la finestra. E il rumore proveniva dalla camera delle sorelle. Tina era convinta che una di loro fosse uscita di nascosto ed è andata a controllare. Ha esaminato tutti e 5 i letti. Sembravano tutte addormentate. Aiuta Tina a capire quale sorella era uscita di nascosto ed è appena tornata. È la sorella nel terzo letto. Dai un'occhiata più da vicino, si è infilata sotto le coperte con le scarpe da ginnastica sporche. Diana, il suo fidanzato Tim e la sorella Sara e il loro cane sono andati a trovare la madre dello sposo, la signora Wilson. La mattina dopo Diana ha scoperto che il suo cane era sparito. Diana ha interrogato tutti i membri della famiglia. Tim era in giro con i suoi ex compagni di classe. Sara le ha mostrato un gattino, ha passato tutto il tempo a cercare un nuovo cucciolo. E la signora Wilson ha detto che è sempre stata lontana dal cane perché è allergica. Chi mente? La signora Wilson ha mentito sull'allergia. Non avrebbe mai potuto stare vicino al gattino. Betty ha 3 figlie. Una mattina la sua vicina Lauren ha detto di aver visto una delle figlie di Betty in un locale la sera prima, ma non era sicura di quale fosse. Betty non voleva che le figlie frequentassero dei locali, quindi le ha interrogate. Sam aveva passato tutta la notte in biblioteca. Gemma era uscita con il suo ragazzo Alex, ma è tornata a casa prima di mezzanotte. Kelly ha detto di aver guardato un programma in TV e di non essere uscita. Chi sta mentendo? Sam sta mentendo. Guarda la sua faccia e i suoi vestiti, è ricoperta di glitter. Chi usa il glitter in biblioteca? Mentre un elefante dormiva, ha fatto un sogno molto strano. Quando si è risvegliato la mattina dopo, ha scoperto di non avere più un'ombra. L'ha cercata tutto il giorno e alla fine ha incontrato un mago. Il mago ha confessato di aver rubato l'ombra dell'elefante, ma era disposto a restituirgliela se l'elefante l'avesse riconosciuta. Aiuta l'elefante a fare la scelta giusta. Sì, la seconda ombra è quella giusta. Kelly ha ricevuto un messaggio anonimo che diceva che un suo insegnante era un vampiro. Guarda la foto. Puoi aiutare Kelly a identificarlo?
Eccolo, c'è un occhio nella sua zuppa. Jane ha chiamato la polizia per segnalare che qualcuno era entrato in casa sua e aveva preso la sua preziosa collezione di gioielli. Si stava lavando i capelli sotto la doccia quando ha sentito dei passi al piano di sotto. È scesa e ha scoperto che la cassaforte era stata aperta e che i gioielli erano spariti. Quando il detective ha sentito la storia, ha arrestato Jane. Perché? Jane non poteva sentire dei passi mentre lavava i capelli sotto la doccia. Guarda attentamente l'immagine. Trova l'ape diversa. Esatto, quest'ape ha meno strisce delle altre. Jack e Sara sono andati a festeggiare il loro anniversario. Al mercato hanno comprato un'anguria. Poi si sono sistemati su una spiaggia, l'hanno tagliata e mangiata. L'anguria era dolcissima. Hanno mangiato 3 spicchi per uno. Ma dopo 20 minuti Sara si è sentita male. Jack l'ha portata in ospedale. Il dottore ha detto che l'anguria era avvelenata. Sara e Jack hanno mangiato lo stesso cibo e bevuto le stesse bevande. Com'è possibile che Jack stia bene? Il veleno era nei semi, Sara li ha mangiati e Jack no. Guarda attentamente l'immagine. Riesci a trovare il cane tra tutti questi panda? Questo qui non è di certo un panda,